Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video in cui sì, proveremo insieme la nuova collezione Days in Bloom Kiko Milano. Stavolta proprio senza filtri. Allora ragazzi e ragazze, ho dovuto prendermi un attimo di pausa, pranzare con calma per tranquillizzarmi perché questa volta non sono arrabbiata di più e davvero, sono sincera, al 100%. Oggi zero filtri, ho deciso che vi dico tutto quello che penso senza cercare di moderare, beh ovviamente nei limiti della decenza si intende, le mie opinioni personali perché veramente sono parecchio arrabbiata. Allora, questa volta come per la collezione di San Valentino ho deciso di acquistare online. Perché semplicemente quando è uscito il primo post legato a questa collezione sul profilo Instagram di Kiko mi sono incuriosita, sono andata sul sito e voilà che è uscito il pop-up del 15% di sconto e quindi mi sono detta, senti, dato che io me li compro da sola sti prodotti come tutti quanti voi ovviamente, dato che è un'occasione perché ti dice proprio solo per questo accesso e in negozio di sconti ormai non se ne vedono da un pezzo, faccio che acquistarla online, così almeno riesco a risparmiare anche qualcosina, poca roba ma qualcosina. E io come sempre continuo ad acquistare Kiko perché lo sapete, spero sempre che questi video in qualche modo possano arrivare a chi di dovere per considerare un'opinione che di fatto mi avete confermato sotto tanti video essere comune alla mia. Siamo tutti d'accordo su tante cose legate per esempio al rincaro eccessivo e non giustificabile dalla qualità del prodotto, dei prezzi, al fatto che comunque i prodotti delle limited edition in particolare, perché io in collezione permanente ho veramente tanti prodotti preferiti, ma delle limited edition sembrano sempre un po' meno performanti a livello qualitativo, insomma ci sono tanti piccoli aspetti su cui siamo d'accordo e spero sempre facendo questi video di arrivare a chi di dovere, perché ok, stiamo parlando di una collezione che da subito non è che mi abbia fatto dire wow, come per esempio è stato per la Stellar Love o per la collezione natalizia, che comunque hanno avuto il loro perché. Questa non mi ha fatto dire subito wow, però non lo so, mi sono sentita che dovevo provarla e non ho capito, in base al discorso che mi era stato fatto qualche tempo fa dalle ragazze, le commesse nello store dove vado sempre, con cui mi trovo benissimo tra l'altro di Kiko, non ho capito se questa è una di quelle collezioni portanti o se è una capsule collection. Secondo me è una delle quattro portanti, sapete che è stata autunno, inverno e primavera, Kiko fa uscire queste collezioni portanti e poi in mezzo ci sono le capsule collection, come è stata per esempio la 90s qualcosa, come le Green, insomma quelle micro collezioni in mezzo, come in teoria a questo punto avrebbe dovuto essere anche la Stellar Love di San Valentino, che quindi dovrebbero essere anche meno corpose a livello di proposta prodotti, però sincera non ci ho capito più niente, uscita letteralmente un mese dopo la collezione di San Valentino, quindi capite che anche per me a livello economico diventa un pochino complicato sostenere il ritmo di Kiko e diciamo che mi ha lasciata un attimo così, cioè sto giro se compravo Wycon secondo me facevo l'affare migliore. Ma addentriamoci subito in questo fantastico mondo facendo una considerazione prima di tutto sui pack secondari, che come sempre sono quelli che catturano l'attenzione. Kiko lavora molto bene come sempre a livello di grafica, a livello di immagine, ma questa volta un pochino l'ha toppata, perché i pack secondari sono molto belli, sicuramente sono super primaverili, mi piacciono, io che sono un amante dei fiori ragazze e ragazze amo questa situazione. La parte deludente sta all'interno. Allora cominciamo subito con il primissimo prodotto, che è anche il più grosso della collezione, per andare un pochino a finire la base viso. Allora, Days in Bloom Soft Touch Face Palette, tonalità unica, non esistono altre tonalità, quindi di nuovo io continuo a dire, piuttosto che fa sti prodotti lascia stare, perché non è inclusiva ovviamente, come al solito sta carta qua inutile, è anche una scelta poco eco-friendly. E qua arriviamo alle prime dolenti note, ovviamente capite bene che questa va bene per me, che sono un sottotono neutro e soprattutto un fototipo chiaro. Iniziamo subito così d'amblè con la terra, il bronzer. Ormai nel 2024 non è concepibile per un brand della potenza, mettiamola così, di Kiko, perché risulta essere uno dei brand più diffusi nel mondo beauty, non è proprio accettabile il fatto che loro propongano, anche se si tratta di una limited, solo
queste shade cromatiche. Questo sì, va bene per me, è stratificabile sicuramente, però NCS proprio, NCS, cioè non va bene, non va bene. Andiamo a metterci il blush, metto questo perché l'altro secondo me è veramente troppo chiaro. Questo se non altro ci sta, anzi facciamo che, visto che è ovviamente un test questo video, vado a provare anche questo qua chiarissimo, che secondo me avrà una altissima componente di bianco all'interno. Nonostante il rosa si vede, e spero lo percepiate in camera, intravedo quella cosa che fa il bianco sulla pelle. Quando in un prodotto in polvere soprattutto c'è troppo bianco, intravedi questo bianco gessato nel finish del prodotto. Però non è niente di trascendentale, ho visto blush rosati chiari così peggiori a livello di percezione del bianco all'interno. Ok, allora sinceramente mi piace molto di più questo, sta molto meglio con i miei toni, abbiamo una bella pigmentazione, un bel payoff, si sfumano bene. Ok, andiamo diretti con l'illuminante, sono proprio curiosa. E anche l'illuminante comunque si difende bene. Nulla che secondo me giustifichi 30 euro di palette. Sincera, proprio sincera. Sempre perché dobbiamo anche contestualizzare il fatto che Kiko dovrebbe un attimo tornare con i piedi per terra e riproporre dei prezzi adatti alla sua clientela. 30 euro non è per niente poco per una palette viso di Kiko Milano, cioè voglio dire, con tutto il bene, non è poco, proprio per niente. Nonostante sia carina, devo dire mi piace, anche l'illuminante mi piace molto, ma 30 euro non sono giustificabili. Ragazzi e ragazze, voi lo sapete se mi seguite da un po', io ho partecipato anche attivamente alla produzione di cosmetici, quindi so come funziona il sistema interno, sono quelle cose che sai solo se ci lavori dentro. Innegabilmente dal 2022 c'è stato un aumento esponenziale del costo delle materie prime, ma Kiko Milano viene prodotta da uno dei colossi della produzione cosmetica in Italia e sono sicura che non abbiano i prezzi che può avere una piccola azienda per la produzione della sua linea cosmetica. E soprattutto, visto il volume d'affari di Kiko Milano, che potete tranquillamente trovare online, PS, facendo le doverose ricerche, io penso sinceramente che potrebbero valutare anche di proporre dei prezzi più concorrenziali e soprattutto più in linea con quello che è la sua brand awareness a tutti gli effetti. Quindi, considerazioni in tal senso fatte, comunque ripeto, non è male, quello che vedo non è male, ma non da giustificare 30 euro di palette. Poi, sono carica, ve lo dico, parliamo della grafica. Allora, qua torniamo in stile Lelli Kelly, abbiamo una stampa di questi fiori messi lì, avete fatto di meglio negli anni passati decisamente, con questa bombatura gommata al di sopra. E se noi guardiamo molto da vicino questa grafica, agli occhi più attenti, magari con nozioni di grafica eccetera eccetera, noterete quanto è bassa la qualità delle stampe di questi fiori. Cioè sembra come quando io facevo decoupage alle medie, compravo questi fogli con tutti i fiori che andavi poi a ritagliare per appiccicarli col flatting, tutte le cose agli oggetti che andavi a decorare. La qualità di stampa è terribile, è terribile. Non mi giustifichi 30 euro di prodotto, manco a volerlo. Ok, perfetto. A questo punto a questo punto passiamo alla palette ombretti, che sinceramente, vista sul sito, non avrei mai e poi mai immaginato di trovarmi un prodotto del genere tra le mani, che costa di fatto quasi 23 euro, 22 e qualcosa. Sincera, me l'aspettavo decisamente più grossa. Per la fantastica quantità di 4 grammi di prodotto, raga, 4 grammi di prodotto. Qua dentro ce ne stanno 15, qua dentro ce ne stanno 4. Avete la bellezza di 22,99 euro di palette. Ho preso la tonalità 01 perché sinceramente sarebbe stata poi quella che avrei utilizzato di più. De nuovo, la carta inutile. Basta, basta, cioè siamo pieni, pieni fino qua di sta carta, veramente, cioè, anzi. Mamma santa, che non serve a niente. Questa è la palette. Capite che mi viene un attimo il tic nervoso. Questa è la palette occhi, cioè. Raga, palette viso, palette occhi. Io sono sinceramente allibita. Poi la apri e scopri
che manco i trucchi delle Lelli Kelly erano così, e sinceramente mi viene ovviamente da fare il paragone con la Glamour Multifinish Eyeshadow Palette di Kiko Milano, presente in collezione permanente. Stiamo scherzando? 15 euro di palette contro 23 euro? Stiamo scherzando, vero? E qui, ok, 2,5 grammi di prodotto, quindi comunque non ci siamo a livello di prezzo, ma proprio per niente. Non so cosa dire, cioè... Lo vedete quanto è piccola? Io spero si capisca quanto è piccola. Questa è una palette di Essence, per capirci. 4,5 grammi di prodotto di Essence, ancora un po' è più grossa di sta palette, cioè veramente, però... di Essence, stiamo parlando di forse 3 euro di palette, che tra l'altro prima o poi proverò, contro i 23 euro, cioè tutto il bene, ma no, no, sta roba mi ha mandato fuori da ogni grazia del Signore. In qualsiasi caso andremo a provarla, perché io spero che almeno la qualità degli ombretti non sia minimamente paragonabile a questa, che per quanto sia comunque costosa e comunque non mi dispiace, siamo sul medio basso a livello di qualità, eh. Quindi sono veramente tanto curiosa e vi avvicino. Il nervoso che mi sale tra la 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 la. Questo sarà il primo colore che prendo con un pennello a sfumatura. Ammazza che polverosità. Cercherò di essere il più veloce possibile, così da non perderci in troppe chiacchiere. Oggi purtroppo non posso fare due look diversi perché ho da fare nel pomeriggio, non posso uscire con due look differenti, ecco. Secondo colore che vado a prendere è direttamente questo bel rosa. Comunque sono di una polverosità imbarazzante. Dai, la pigmentazione c'è e sono anche abbastanza leviganti come colori, non malissimo. A questo punto devo andare direttamente col marrone scuro. Per fortuna che almeno qui c'è lo specchio, quindi riesco a vedermi un po' più da vicino. Come sempre, i marroni scuri di Kiko sono brutti, oggettivamente, perché sono freddi e soprattutto tendono proprio al grigio, cioè non sono dei bei marroni intensi con un pigmento bello ricco, no. Qui devo dire che, come sempre, questa è una caratteristica comune a tantissime collezioni, sono brutti e non è che si sfumino un granché bene, sono proprio desaturi, sono tristi. Qua addirittura mi sta facendo delle macchie. Palette da 23 euro, ricordiamocelo, eh. Non riesco a mettere prodotto all'angolo esterno perché se lo sfumo un po' si eleva. Non so se si vede in camera che qui ci sono proprio dei buchi dove il pigmento non aderisce. Io come sempre ho la mia base di correttore incipriato che faccio sempre con qualsiasi look praticamente. E ora arriviamo al bello. Dunque, innanzitutto prendo questo colore e lo vado ad applicare in questa prima fase di transizione, ok, carino, qui non c'è niente da dire, colore luminoso, bisogna poi vedere e vi farò sapere nel primo commento sotto questo video come si comporta anche il trucco occhi, visto che immagino lo indosserò per parecchie ore, quindi posso dirvi cosa ne penso. Sì, carino, appena steso, poi appena lo sfumi un pochetto si perde. Giro il pennello e vado a prendere questo rosa che vado ad applicare qui. Questo proprio fatica a emergere, ad essere luminoso, è molto discreto, può piacere a chi non piacciono gli ombretti super glitterati, però poi da lontano vi renderete conto che è abbastanza sciapo. Concludiamo con l'angolo interno e questo ombretto che dovrebbe essere super luminoso, speriamo. Ok, qui ci siamo. Qui ci siamo, c'è abbastanza luce, abbastanza luminosità. È uno degli ombretti che a me comunque piace utilizzare all'angolo interno. Spero si veda che comunque qui di luce ne abbiamo, quindi va bene. Mi vado a riprendere i colori utilizzati per la transizione e velocemente vado a ricrearmi la sfumatura nella parte inferiore dell'occhio, congiungendomi come sempre la parte superiore. Come sempre realizzo uno dei miei soliti soft smokey eyes, perché è questo il mio termine di paragone, ve lo dico sempre. Questi marroni che tendono al viola, grigio, proprio per me sono non bocciati di più. Mamma mia, è super impolverata la palette. Vado a prendere lui e lo utilizzo come punto luce opaco sotto l'arco sopraccigliare, che non sembra male.
Non sembra male, però mi si spegne la sfumatura, quindi sapete che faccio? Prendo un po' di questo pesca e vado semplicemente un po' a rinforzare la sfumatura perché si perde parecchio. Ok, and this is the situation ombretti. Ed eccoci quindi giunti a un altro prodotto alquanto imbarazzante di questa collezione, il Trio Eye Pencil. Idea carina, ma di fatto abbastanza imbarazzante, perché quantitativo totale 0,15 grammi e parliamo quindi di 0,05 grammi. Stiamo parlando di niente. Questo prodottino poteva essere interessante perché qui c'è una matita, qui c'è l'altra matita e qui c'è l'altra matita. Queste sono le tre tonalità proposte e questa è la grandezza della matita. Cioè, di che cavolo stiamo parlando? Lunga quanto il mio naso, cioè la mina di questa secondo me finisce qua. Sinceramente parlando, proprio secondo me finisce qua. E questa roba qua costa 16,99 euro. Cioè, ok, allora, per giunta la mina non è retraibile, quindi una volta che la tirate fuori, indietro non ci va più. È una micromina, mazza, ma quanto è dura sta roba. Una micromina durissima, esiste in tre varianti colore, tra cui non vi ho detto che in questa collezione c'è una palette ombretti di un'altra tonalità che contiene verde acido, cose così carini, ma non la mia cosa. È talmente dura che dà persino fastidio. Cioè, sembra che mi stia graffiando la palpebra. È durissima. Infatti fatica anche a rilasciare il colore. E quando la sfumo, voilà che se ne va. Potrebbe fare decisamente di meglio, decisamente sì. Questa in, penso, al massimo 10 utilizzi l'avete finita. Proviamo a utilizzare la nera dentro la rima ciliare interna. Ok, è un bel nero, però è durissima, ragazzi, ragazze, veramente. E con lei vado a fare anche un po' di infracigliare. E ora proviamo a mettere questo color panna qui, nella restante metà. Ma insomma, Kiko ha fatto molto di meglio in passato, è decisamente meno costoso. Arriviamo quindi all'Anthem Definition Mascara, che sarò sincera, già dal sito non è che mi entusiasmasse, però ho detto boh, magari. Poi mi piace, scovolino in elastomero con sulla punta delle altre setoline. Speriamo non siano quelle setole dure che se per caso ti finiscono dentro la rima ciliare poi piangi in cinese per 20 anni. Ok, sì, sono dure ma non eccessivamente, vi dirò. Sembra anche che sia uno di quei mascara che piace a me perché le pettina molto bene e ha anche un bel nero. Uso la puntina per fare le cigliotte, quelle più interne, credo nasca per questo. No, ok, questo è un bel mascara. È oggettivamente un bel mascara, sin dalla primissima applicazione, cosa da non dare per scontato, eh. Questo qui costa comunque 14,99. Che voglio dire, i mascara di Maybelline su Amazon costano anche meno. Ricordatevi che io ho le ciglia sfigate, nel senso che sono veramente poche e sono a tettoia verso il basso naturalmente, non hanno proprio curvatura, quindi il mascara deve anche saper reggere un pochino la situazione piega, perché sennò ovviamente se io a distanza di un'ora mi ritrovo di nuovo le ciglia verso il basso è come se non l'avessi messo il mascara, capite? Non male. Ora, non tra i miei mascara della vita, assolutamente. Non, secondo me, da giustificare 15 euro di mascara di Kiko, però comunque, dai, non male. Oggettivamente, se avete delle belle ciglia, con questo fate una bella figura. Poca lunghezza, poca curvatura, però abbiamo definizione e volume. Quindi, diciamo, non malissimo, dai. Possiamo quindi passare alle labbra. Passando quindi alle labbra, abbiamo ben 3 prodotti da provare. In questo frangente però vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un pollicino in su al video, oltre che un commento in cui mi dite che cosa ne pensate di tutti questi prodotti che stiamo provando insieme.
per supportare il canale e la mia attività qui su YouTube, che comunque è gratuito e io ve ne sono sempre immensamente grata. Allora, per quanto riguarda le labbra, vi dicevo, ho preso tre prodotti. Uno è l'Hydra Glow Lipstick, l'altro è il 2-in-1 Vibrant Lipstick and Pencil ed infine il Volumizing Lip Shine. Allora, io inizierei dal rossetto, che sono sincera, ho preso per il colore e il packaging è abbastanza imbarazzante. Soprattutto guardate questo fiore qui, quello rosa, si vede proprio che la stampa è di bassa qualità, ma poi, cioè, finisce qui, c'è qualche millimetro di stacco dalla fine del tappo, è proprio bruttarello, è oggettivamente bruttarello. Quello che sicuramente è bello è il bullet, è molto bello. Io ho preso la tonalità 01, mi piaceva molto questo nude fatto così, è un rossetto cremoso, idratante. E poi niente, ho voluto provare anche la 2-in-1. Questo è un prodottino carino e interessante, perché praticamente nella tonalità 03 da una parte abbiamo il rossetto e dall'altra abbiamo la matita là. E io direi di iniziare. E poi c'è il lip gloss. Ovviamente tutti questi prodotti labbra esistono in diverse varianti colore, vi lascio comunque il link al sito qui sotto per vedere anche le altre tonalità. Anche qui questa stampa abbastanza imbarazzante sul tappo. Ok, ho preso la tonalità più chiara del Volumizing Lip Shine, che sarebbe la 01, perché ho detto almeno se mi piace riesco ad adattarla a diversi look labbra. Io inizierei proprio così al volo con il rossetto. Vado senza bordo labbra perché tanto poi tolgo tutto e metto l'altro. C'è un granello di qualcosa che mi sta facendo lo scrub alle labbra. Perché sento dei granelli di roba? Sento dei granelli strani di roba non giustificati. Ed effettivamente, guardate il bullet, ci sono dei puntini. Vedete? Ci sono dei puntini che non capisco. Mamma che fastidio! Vedi che ci sono sti pallini che vi assicuro sono duri di roba? Ok, non ci sono più però. Chissà che cos'è, non ne ho una minima idea. Colore molto carino, decisamente nelle mie corde, decisamente portabile per la sottoscritta. Colore luminoso, quindi rossetto shine, però riempitivo, devo dire. Riempie, fa il suo lavoro da rossetto luminoso, ovviamente, e risulta anche bello morbido sulle labbra. Niente da dire a riguardo, quindi su questo direi molto molto carino. 13,99. Comunque no comment. Questo costa 14,99, quindi in proporzione costa meno questo del rossetto. Qui devo dire mi piace molto il colore, ho fatto bene a prendere questa tonalità. Ma il rossetto è più scuro della matita, wait a moment. Perché il rossetto è mezzo tono più scuro della matita? Cioè, io spero che si veda che il bordo labbra è più chiaro del rossetto. Cerchiamo di ricalcarlo. Qua soprattutto si vede. E la matita, semmai, dovrebbe essere mezzo tono più scura, non addirittura più chiara. Allora, il rossetto è un cremoso opaco, non mi piace questo effetto un po' Korean style del bordo labbra praticamente di mezzo tono più chiaro rispetto al centro delle labbra, sono sincera, non mi piace. Gusto personale, ma immagino anche che non sia voluta questa cosa. In teoria, da come ha sempre agito Kiko in questo senso, non dovrebbe essere così, suppongo. Comunque colore bello, freddo, desaturo, malva, non mi convince al 100%, voi cosa ne pensate? Vi aspetto nei commenti. E ora passiamo invece a questo gloss che andremo a mettere sopra il rossetto, ovviamente. Un glossettino che costa la bellezza di 13,99. Incredibile scioglievolezza. È morbidissimo, sembra quasi un olio labbra. Molto carino. Molto carino, non abbiamo pearlescenze particolari, non vedo, quello che incontro luce è un effetto madreperlato del prodotto, sulle labbra non lo vedo, però vi devo dire, non mi sembra male, non mi sembra male, molto morbido, molto idratante e forse ha un leggero effetto di pizzicore, ma più che pizzicore, il classico effetto della menta piperita sulle labbra, anche se leggermente. E basta ragazzi e ragazze, abbiamo concluso questa
full face con la nuova collezione di Kiko Milano. Facciamo un velocissimo riepilogo. Ovviamente, indubbiamente e decisamente con i prezzi non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio, a maggior ragione se poi mi arriva a casa una cosa così a 23 euro, proprio no. Stavolta mi dispiace, schietta, sincera, onesta, senza filtri, non ci siamo. Non giustifico per niente il prezzo spropositato del prodotto, per nessuno di questi, in particolare per la palette occhi, no, e per la palette viso anche, perché comunque non è che ci sia tutto sto gran prodotto. E in generale la collezione ha un packaging stavolta primario, non tanto il secondario ma il primario, che sarebbe quello poi effettivo del prodotto, che non ha chissà quale ricercatezza né a livello di forme né a livello di grafiche. Quindi no, per non parlare del mascara che è completamente anonimo e non è manco rifinito bene, vi dirò. Proprio per niente, proprio per niente. Sinceramente, se proprio bramate questa collezione, vi consiglio di aspettare che vada in saldo, decisamente. Se invece eravate indecisi, diciamo che non morite se la saltate, ecco. Io tornassi indietro, avessi visto questi prodotti in negozio, ed ora in poi lo farò, perché comunque online vi dà una percezione, ma poi dal vivo è tutt'altra storia, probabilmente non avrei comprato niente di questa collezione, sincera. Quindi mi sarei risparmiata 127,93 con lo sconto 108,74 euro, me li sarei tenuti in tasca e avrei fatto decisamente spese migliori di questa. Quindi in questo caso, ragazzi e ragazze, purtroppo c'è da dire, nonostante, ripeto, io cerchi di mandare determinati messaggi al brand perché comunque mi piace e non è che mi sono accanita su Kiko, ma c'è proprio un discorso che conosciamo bene, che accomuna l'opinione di tutti online e offline legato a Kiko, che cerco di ribadire sempre perché secondo me ha senso, legato al fatto che è un brand made in Italy che ha fatto tanta strada e che ora sta inciampando veramente sempre di più, ed è un peccato vedere una realtà italiana che fa determinate scelte, che si inciampa, che si tira la zappa sui piedi da sola. Quindi insomma è un po' questo il fil rouge che lega tutti i miei video e tutti i miei ragionamenti. Io spero davvero che Kiko possa prendere queste opinioni mie e degli altri creator, e non solo, anche dei suoi clienti, perché vedo che continuamente anche sotto i loro post vengono fatte notare queste cose, quindi non sono solo io che ne parlo, anzi, e farne buon uso. Ci sono tanti modi per migliorare e loro lo sanno molto bene, quindi confido nel fatto che migliorino. Per ora vi dico che questa è la collezione che mi fa riflettere moltissimo e mi fa pensare se acquistare le prossime o no. Quindi sì, ragazzi e ragazze, questi sono i miei pareri personali legati alla Days in Bloom Collection di Kiko Milano. Spero davvero di esservi stata utile, spero di non aver urtato la sensibilità di nessuno e spero soprattutto che il messaggio arrivi a chi di dovere. Ce lo auguriamo tutti di cuore, vero? Speriamo di sì. Vi mando un bacione gigante, ricordatevi di lasciare un bel mi piace al video e iscrivervi al canale per vedere altri video come questi. Vi aspetto, vi ringrazio di cuore per aver seguito il video e se vi va ci vediamo nel prossimo. Un bacione, ciao!